Cambiare il paradigma di sviluppo strategico del Sud Italia e renderlo baricentro della crescita europea e di cooperazione nel Mediterraneo. E tra le ambizioni e gli obiettivi del Roadshow Verso Sud, piattaforma lanciata dal The European House Ambrosetti con il patrocinio della Presidenza dei Ministri, che ha fatto tappa a Bari. Nel 2022 la Puglia ha registrato la maggiore crescita in termini di aumento di PIL del Mezzogiorno, con un più 5%, a fare da traino i settori della logistica e della filiera agricola. Dal nostro punto di vista i territori devono ripartire da ciò che sanno fare meglio o che possono fare potenzialmente molto bene, e quindi per noi la Puglia può ripartire da alcuni temi importanti, che sono sicuramente il rafforzamento degli investimenti in ottica pubblica privata su alcuni grandi cantieri di lavoro. La transizione energetica è una, ogni progetto deve essere improntato alla sostenibilità perché la programmazione europea è improntata alla sostenibilità e perché sarebbe assurdo oggi progettare fuori dalla sostenibilità. Quello che mi piace sempre ricordare è che la sostenibilità, se approcciata con metodo, garantisce sviluppo. Il potenziamento delle filiere strategiche che connotano il Mezzogiorno come macro regione mediterranea, tra cui l'economia del mare e la manifattura ad alto contenuto tecnologico, sono state alcune delle sfide identificate dal gruppo di lavoro. Tra le insidie di natura politica, ha sottolineato il presidente Emiliano, potrebbe esserci l'autonomia differenziata. Troveremo la maniera di sopravvivere nonostante nessuno si occupi realmente della nostra condizione, ma siamo abituati, forse è meglio anche così, e questa solitudine probabilmente, anche grazie all'autonomia differenziata, potrà essere attenuata, perché mi auguro che soprattutto tutti gli esponenti della destra, che sono anche esponenti del territorio del Sud, possano prendere atto che non è questa la via.